Benvenuti sul mio canale Tutto dal Web. L'intervista del figlio di Sandra Milo, Ciro De Lollis, a Verissimo fa discutere. Lui, infatti, il figlio di Sandra Milo, è stato intervistato da Silvia Toffanin parlando della scomparsa della madre deceduta il 29 gennaio scorso. Ciro ha rivelato per la prima volta le cause del decesso di Sandra Milo. All'attrice, infatti, sono stati trovati tumori a entrambi i polmoni e una metastasi al cervello. La chiacchierata però nel salotto televisivo di Canale 5 è stata per lunghi tratti straziante, segnata da lacrime di dolore e sofferenza. Una situazione che ha scatenato comunque parecchi commenti critici da parte di alcuni telespettatori che hanno trovato sia fuori luogo la scelta di Ciro di presentarsi in TV a così pochi giorni dalla perdita della mamma, sia quella di Verissimo di invitare un uomo evidentemente prostrato. Tanti i commenti infatti arrivati su Twitter. Era proprio il caso di fare questa intervista, scrive un utente. Un altro ancora sostiene: cosa non si fa per due spicci? Ma con quale forza vai a parlare di tua madre appena morta? E ancora: ma si può vedere un uomo di 60 anni andare in televisione a piagnucolare così? Magari il figlio di Sandra Milo, anzi sicuramente, aveva bisogno ancora più di tempo per elaborare il lutto della mamma e cercare di andare a fare un'intervista del genere, perché comunque era visibilmente provato. Dimmi tu cosa ne pensi.